La raccolta dei molluschi a piedi si svolge in un ambiente naturale. Per preservarlo in modo corretto è importante conoscerne i concetti fondamentali. L'ecosistema è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi in un'area delimitata, inclusi i componenti biologici e fisici che la caratterizzano. Al suo interno si creano relazioni tra specie, popolazioni e comunità, che sono a loro volta in relazione con i fattori fisici e chimici che le circondano. Anche un ecosistema marino include tutti gli esseri viventi e l'ambiente in cui vivono. Questi due aspetti sono noti come fattori biotici e abiotici. I fattori abiotici sono le caratteristiche ambientali di un ecosistema: temperatura, salinità, moto ondoso, correnti, ambiente fisico, luce, sostanze nutritive, composti organici, gas e via dicendo. I fattori biotici si riferiscono agli organismi viventi e ai rapporti che intercorrono tra loro. Ad esempio, le alghe fungono da nutrimento per molti animali, come il riccio di mare. I predatori, come alcune specie di crostacei, mantengono stabile la popolazione dei ricci, impedendo così la scomparsa delle alghe. L'ambiente costiero si divide in due macro aree che hanno peculiarità ben distinte e ospitano organismi diversi: la zona pelagica e la zona bentonica. La zona pelagica è abitata da animali e piante che vivono galleggiando, detti planctonici, o nuotando, detti nectonici, nella colonna d'acqua, come il sugarello e la sardina. Per zona bentonica si intende il fondale marino dove vivono alghe, molluschi, crostacei e altri organismi. L'ambiente costiero si divide in tre livelli, in base all'altezza delle maree. La zona sopralitorale è la parte superiore di spiaggia o di scogliera e viene raggiunta dall'acqua solo in caso di onde o spruzzi. In questa zona, animali come i balanidi o i gasteropodi sopportano per lunghi periodi temperature elevate, essiccamento, salinità elevata e insolazione. Ciò significa che si sono ormai adattati a condizioni quasi terrestri. La zona intertidale, o mesolitorale, più estesa nelle zone con ampia escursione di marea, è la parte di costa che viene periodicamente sommersa dall'acqua, passando da un ambiente marino a uno terrestre a seconda della marea. Vi si trovano anemoni, policheti e molluschi. Questo ambiente subisce quotidianamente cambiamenti rapidi e drastici e gli organismi sono costretti ad adattarsi a continue variazioni di temperatura e salinità. La zona infralitorale è costantemente sommersa ed è colonizzata da organismi che richiedono condizioni vitali diverse. In questa zona troviamo animali che necessitano di essere sommersi dall'acqua per vivere, come l'astice. La raccolta dei molluschi a piedi si pratica nella zona intertidale e in quella infralitorale, fino a circa 1,5 metri di profondità. L'ambiente biotico non riguarda solo le comunità, ma anche le relazioni che si instaurano tra le specie e gli individui. Tra queste sono di notevole rilevanza i rapporti trofici, i quali si suddividono in una gamma di livelli a seconda di chi mangia chi. I produttori primari, alghe e fitoplancton, rappresentano il primo livello nella catena alimentare. Il secondo livello è composto dai consumatori primari, cioè gli erbivori e i filtratori come vongole e cozze. I consumatori secondari sono gli animali carnivori che si nutrono dei primari, come la maggior parte dei pesci e dei cefalopodi. I consumatori terziari sono i grandi predatori carnivori come squali, tonni ed esseri umani. La catena si conclude con i decompositori, che si nutrono di materia organica morta. Questa categoria comprende tutti quei batteri e funghi microscopici che popolano i fondali. I bivalvi sono un gruppo fondamentale nella categoria dei molluschi e bisogna conoscere alcuni aspetti della loro biologia per poter gestire al meglio le loro popolazioni.
I bivalvi iniziano il proprio ciclo vitale come larve planctoniche, si sviluppano poi ancorandosi al substrato marino e diventano parte della comunità biologica bentonica. I molluschi bivalvi sono tutti filtratori e si nutrono di materiale sospeso, come ad esempio fitoplancton, batteri e materia organica. Sono in grado di filtrare l'acqua e scelgono quali componenti sospesi che li circondano debbano essere digeriti. Durante questo processo possono accumulare tossine e altri contaminanti dannosi per la salute pubblica.